Terzo successo consecutivo per Novara, che tra le mura amiche del Pala Igor batte 3-0 la VBC e più Casalmaggiore. Una partita condotta con maturità dalle ragazze di Stefano Lavarini, che centrano una bella vittoria nata da una solidità soprattutto nella fase a muro. Sono 14 i punti in questo fondamentale per le igorine, senza considerare la miriade di palloni toccati che ha mandato in crisi le rosa. Il primo set è combattuto fino al 14-15, quando un errore al servizio di Stufi spiana la strada dell'Igor Volley, letale a sfruttare le difficoltà avversarie e a chiudere 25-17. Lo stesso copione detta legge nei parziali successivi. Casalmaggiore deve fare i conti con una serata negativa per Rosa Maria Montibeller, che con un misero 11% in attacco affossa la propria squadra. Il secondo set si chiude 25-18, stesso risultato del terzo e decisivo parziale in cui non bastano i tanti cambi operati da Carlo Parisi per ribaltare le sorti di un match complicato. Per Casalmaggiore arriva un altro stop, il quinto in campionato, mentre Novara si gode il nuovo terzo posto in classifica in attesa di recuperare il derby contro Cuneo. Siamo partite fin da subito, secondo me un po' scariche. Non abbiamo difeso quanto di solito facciamo e sicuramente anche in battuta non abbiamo dato il nostro massimo. Come stai vivendo questa tua prima stagione in Serie A1? Io sono molto contenta, sto cercando di dare il massimo supporto alla squadra, ecco, quando succedono queste cose. E sinceramente il gruppo è buono, secondo me possiamo fare molto bene, quindi sono veramente contenta e fiduciosa. Molto felice perché sappiamo che comunque Casalmaggiore è una bella squadra che ha degli attaccanti veramente forti. E per noi è stato molto molto importante di chiudere dopo il 2-0, che non possiamo perdere la testa e dobbiamo spingere.